Ok, allora come avevo ampiamente preannunciato, ho realizzato finalmente questo scatolotto che consente di controllare questo software che si chiama VMix, è un software di video streaming ed è controllabile tramite questo scatolotto esterno collegato via USB. Oh, adesso vi faccio vedere un po' in dettaglio cosa succede. Intanto vi faccio vedere lo scatolotto che ha, come vedete, 13 pulsanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e in più qui ha un fader che sostituisce la cosiddetta T-bar dei mixer video. Ora, dunque questi tasti sono totalmente assegnabili, configurabili. Io in questo caso ho assegnato le quattro sorgenti come preview, dopo vi spiego bene come funziona, ai tasti 1, 2, 3, 4 qui in basso. Questi tasti invece sono le uscite dirette delle quattro sorgenti e questi quattro tasti invece sono i sottotitoli, i sottopancia. E in più c'è questo ulteriore tasto che praticamente mette in onda quello che io ho selezionato nel preview, esattamente come funziona nei mixer video quelli professionali. Allora adesso avvicino la telecamera e vi faccio vedere. Ok, allora questo è il software che appunto è VMix, nel quale io ho predisposto quattro sorgenti che sono due video, video 1, video 2, poi qui abbiamo una webcam e qui una seconda webcam e in più abbiamo altri quattro sorgenti che sono quattro titoli, quattro sottopancia. Tutto questa cosa qui l'ho assegnato ai tasti di questa specie di mixer video che ho realizzato e che è basato su Arduino Mega, non Arduino 1, perché Arduino 1 ha dei pin, per chi lo adopera lo sa, il pin 0, il pin 1 e il pin 13, che è meglio non usarli. Lo 0 e l'1 perché sono quelli che riguardano la trasmissione e la ricezione dei dati, RX e TX, mentre invece il pulsante 13 è quello che è collegato al LED ed è quindi meglio non usarlo. Quindi non avrei avuto pin sufficienti, quindi ho messo dentro un Arduino Mega che ha molti più pin e quindi ho risolto il problema in questo modo. Ora vi faccio vedere. Allora, questi quattro pulsanti vi ho detto che hanno il preview. Allora, son configurati come preview. Infatti se io premo il pulsante 1, vedete che sul preview questo è il preview e questa è la messa in onda, l'output, diciamo. Quindi con l'1 ho messo in preview il video 1, se spremo il tasto 2 metto in preview il secondo video, col tasto 3 metto in preview la prima webcam e col tasto 4 metto in preview la seconda webcam. Questo è per quanto riguarda il preview. Se invece voglio metterli in onda direttamente, passo a questa sbarra superiore e quindi premendo il tasto 1 sull'1, vedete, in uscita va direttamente il video 1, sul 2 va il video 2, sul 3 va la prima webcam e sul 4 va la seconda webcam. Ora cosa succede? Io potrei mettere in preview il video 1 e poi posso decidere tramite questo tasto di mandarlo in onda. Infatti se io premo questo tasto vedete che pac, va in onda. Posso mettere in preview, che ne so, il secondo video e premendo questo tasto tac, va in onda anche questo. Oppure posso, premendo ad esempio, non so, una webcam, invece che mandarlo in onda con questo pulsante a taglio, posso mandarlo con questo fader. Si ha la dissolvenza incrociata, vedete come in questo modo abbiamo la dissolvenza incrociata. Se io metto in preview il primo video, ecco, in questo caso, ecco, vedete che ho la dissolvenza, anche questa dissolvenza incrociata. Infine questi quattro tasti, che sono i quattro titoli. Quindi premendo il tasto, il primo, ecco che abbiamo il primo sottopancia, ripremo e va via, il secondo sottopancia, ripremo e va via, terzo sottopancia e infine il quarto e il quarto sottopancia. Adesso questi sono pulsanti un po' così, un po' farlocchi, per cui ogni tanto mi danno qualche piccolo problema, però vedete che funziona tutto perfettamente. Il tutto è naturalmente controllato da Arduino Mega, opportunamente programmato con un codice che mi sono inventato e niente, quindi questo è quanto. E mi ripropongo, adesso questo è un prototipo, mi ripropongo di fare una cosa ancora più in grande aumentando i pulsanti e
aumentando quindi anche le sorgenti, magari anche con dei tasti retroilluminati se li trovo. Vabbè, questo sarà lo step successivo. Questo è quanto, e bene, spero che vi sia piaciuto. Ciao ciao.